8 luglio 2012, sono le 11:10 e ci troviamo praticamente a Via Rossano, dove stiamo riprendendo un'altra volta i giardinetti, perché qua non è stato fatto assolutamente nulla. Caro sindaco, cioè io voglio sapere come si può fare a rimanere questo giardinetto ancora in questo stato, che è una vergogna, ripeto, e che tu possa prendere provvedimenti praticamente delle condizioni in questo giardinetto, come puoi assolutamente vedere. Poi non solo, vedi Via Rossano, guarda qua l'erba praticamente. Guarda qua, guarda che in condizioni praticamente sta questo giardino. Ma la cosa più grave qual è? Allora, uno cerca di far risparmiare praticamente all'amministrazione dei danni che possono arrecarsi ai cittadini. Allora, come tu puoi guardare, guarda queste piante con le spine, fuoriescono fuori che qualcuno ci può andare a sbattere praticamente vicino agli occhi, con la testa e con gli occhi, e si può graffiare, ci può arrivare tranquillamente. O graffiare le macchine, come tu vedi, c'è un abbandono totale e siamo verso l'isolato I. Continua ancora a camminare e a riprendere praticamente la strada. Quindi stiamo continuando a camminare. Allora, siamo a Via Rossano, isolato C numero 2, e stiamo riprendendo anche l'altra parte di Via Rossano. E come possiamo vedere, stiamo riprendendo una caditoia che si vede che non è stata proprio pulita. Guardate, cioè, ed è una cosa incredibile. Stiamo ringrandendo giusto per far vedere praticamente la caditoia che non è stata pulita. Stiamo riprendendo tutta la caditoia. E siamo a Via Rossano, isolato C. Questa è Via Rossano. E con questo ho finito, ripeto, 8 luglio 2012. Ancora siamo a Via Rossano numero 8, siamo all'isolato M. E come si può vedere, caro sindaco, guarda qua, che schifo, che schifo. Questa è la manutenzione? Non credo proprio, caro sindaco, non credo proprio, immondizia a non finire. E siamo all'isolato M, Via Rossano numero 8, ed è 8 luglio 2012. Vicino via Zuppetta. Allora, ci troviamo a via Zuppetta numero 4 e via Rossano. Come potete vedere, adesso stiamo riprendendo qua via Zuppetta numero 4. Guardate l'inciviltà e la schifezza che ci sta qua. Guardate di tutto. Vedete di tutto, è come se
sindaco ho detto nel precedente video, questi cassoni, la campana di vetro è praticamente, la campana di vetro e il cassonetto dei panni non vengono pulite praticamente igienicamente. Vedi, si vede praticamente, si vede più o meno che non è pulita da mesi. E come si può vedere praticamente, guarda, caro sindaco, a via Zuppetta numero 4, guarda che schifezza. Un attimo, sto prendendo il video. Quindi ripeto, siamo a via Zuppetta e possiamo notare praticamente l'inciviltà delle persone. Mi prendo un attimo. È un problema che purtroppo, quello che ho detto prima dei cassonetti del vetro, ci sta. Questa qua è via Zuppetta. Questa qua è il numero 4. Salve. Addirittura la campana rotta qua via Zuppetta, guarda, pericolosissima anche, guarda come si vede, bottiglie. Questa è l'inciviltà delle persone. Con questo ho finito. 8 luglio 2012, siamo praticamente a Piazza Poli, stiamo riprendendo un poco alcuni problemi di Piazza Poli, alcuni risolti, alcuni ancora no, anche per l'inciviltà delle persone. Allora, siamo qua a Piazza Poli, sono le 10:30, quindi è domenica, e stiamo riprendendo la fontana un'altra volta. A volte viene pulita, però vedete qua questa roba verde che si è fatta vicino. Io ripeto che a volte c'è carenza di manutenzione, come si può vedere. Delle immagini, poi guardate un poco lo sporco che c'è qua sopra sul marmo, come si può vedere. E questo, come regola, si dovrebbe pulire, disinfettare e lavare, che così dovrebbe essere sui marmetti, che la gente si siede pure, e quindi non viene fatto. Poi guardate il marciapiede, praticamente si vede che è sporco di olio, di schifezze varie, come si può vedere. Questo su altri comuni, faccio esempio il comune di Sorrento, un esempio, è molto controllato su questo, che non permettono di far sporcare le strade di olio o di tante altre cose, e quindi nel controllo praticamente c'è un ordine. Quindi, tra l'altro, poi non solo il controllo su questo, ma anche il controllo sulla sicurezza. Sorrento non permettono ragazzini o mandali, quello che sia, di fare cose che non vanno, diciamo, che vanno a discapito dei cittadini del proprio luogo.
Ma come stavo dicendo, la cosa diversa è che c'è il controllo su tutto. Qua il sabato e la domenica soprattutto non si capisce niente. In quest'area che voi vedete, che io sto riprendendo motorini, parcheggiano, corrono, la piazza praticamente, macchine a destra e a sinistra tutta bloccata, ragazzini scostumati, cioè quello che ci sta qua fa paura, veramente fa paura, è poco controllato. E io ho chiesto alle forze dell'ordine e anche allo stesso sindaco, ho chiesto praticamente, voluto anche dai cittadini, chiesto anche dai cittadini, di fare controlli maggiori e anche di togliere questa microcriminalità, queste inciviltà, questi atti di vandalismo che succedono nella piazza. Questo è quello che succede praticamente qua il sabato e la domenica. Sì, sto prendendo il video. Eh sì. Un attimo che faccio, sto facendo il video. Quindi praticamente è più o meno quello che succede a Piazza Poli. Gli interventi sono stati fatti a riprendere un poco i bastoni che praticamente erano sconnessi, sono stati ripresi. Altri piccoli interventi sono stati fatti, però ripeto, l'inciviltà delle persone continua praticamente a starci. Questa è la dura, purtroppo, la realtà. Che bisogna combattere, ripeto, non bisogna piangersi addosso, dire c'è il problema, si deve risolvere. Quindi, e poi, riprendendo, vedete questa aiuola praticamente completamente distrutta dagli incivili, e qua pure si chiede un intervento praticamente della zona. Questo video ovviamente andrà al sindaco. Devo dire la verità che la maggior parte delle lettere scritte, del video mandati al sindaco, devo dire la verità, ho trovato ottimi risultati. Ma questo qua dobbiamo risolvere questo problema in Piazza Poli e poi ovviamente anche in altre zone di Portici, ovviamente che mi sto interessando, facendo i fatti e non la demagogia. Purtroppo ci sono personaggi, movimenti che fanno solo demagogia ma non hanno il coraggio di denunciare le cose. Solo quella demagogia per sparare nel mucchio, come si dice, impappinare le persone, come si dice, confondere le persone e poi alla fine non fare niente. Noi invece come amministrazione dimostriamo sempre di fare qualcosa, lo dimostriamo con i fatti e non con le chiacchiere, quindi, e ci sforziamo a fare le cose. Quindi crediamo in quello che facciamo e lo facciamo. Almeno io mi do da fare e mi metto, diciamo, a disposizione per la mia propria città, che amo la mia città. Quindi con questo ho finito, ci vediamo alla prossima con altri video di altre zone della città, perché io mi occupo di tutta la città, con le lettere protocollate che sono testimonianze, ovviamente, e dei vari problemi che bisogna risolvere. Con questo ho finito.